Sorrento, Barletta fischio, d'inizio affidato al Barletta che si schiera col 3-5-2. Sul fondo Dezzi si accentra, entra in area di rigore, Dezzi ancora sul destro, Petterini, tiro a lato. Ottavo minuto, Lamantia, anzi era Di Nuccio, attenzione, tiro di Dezzi dalla distanza, 25 metri. È salito il Sorrento, attenzione a Curi, sventagliata, deviazione in angolo di Pane. Da regolamento sono 30 secondi. E arriva il fischio, nonostante non c'è vantaggio. Passiamo, uno per la Curi, attenzione all'area di rigore, a Curi, sta la pronta, scarico! Il Sorrento è passato in vantaggio al secondo minuto del secondo tempo con la rete di Schenetti. Si accentra Bonomi, attenzione, il tiro dalla lunga distanza è stato di Schenetti, ancora una volta bloccato in due tempi. Entra in area, palla sul sinistro, scarica per Dezzi, gli mette nel rigore, Dezzi è solo, il tiro, il pareggio del Barletta. Ha pareggiato il Barletta all'ottavo minuto. Dezzi, l'autore del gol per la squadra biancorossa. Dunque, parità ristabilita qui allo stadio Italia di Sorrento. Sorrento e Barletta sono ferme sul risultato, anzi sono adesso sul risultato di 1-1, ha pareggiato per il Barletta Dezzi all'ottavo minuto, due cambi addirittura per il Barletta, stanno per entrare in campo. All'esterno di destra Calapai e Ferreira, seconda punta brasiliana classe 1991, per Calapai si tratta della prima gara da subentrante visto che le ha giocate tutte da titolare quest'anno. Dunque, dodicesimo minuto, fuori Lamantia, dentro Ferreira, è il primo cambio che si perfeziona, arriverà il secondo adesso. Eccolo il secondo, fuori Mazzarani, dentro Calapai. Due cambi dunque per il Barletta. Per la palla Ferreira, spalla la porta Molina, attenzione il Barletta va in velocità. Calapai, guardate la tre quarti di destra, Calapai, tiro dalla distanza ed è un grandissimo gol. Calapai, il Barletta è per la prima volta in una stagione in vantaggio. Sedicesimo minuto, l'ha realizzato con un euro gol dalla tre quarti. Calapai per il Barletta, Barletta in vantaggio. Barletta in vantaggio al sedicesimo, Calapai è entrato da pochi minuti al posto di Mazzarani. Il Barletta festeggia, ma esattamente dietro la porta di Pane, Zanetti, Innocentini, il tiro finisce alla destra di Pane, fuori in grande per Petterini, Dezzi, raccoglie palla Dezzi, pallonetto in favore di Petterini, lungo per Ferreira, area di rigore, il tiro alto, pericolo, 27esimo, c'è anche Burzigotti sulla palla, soluzione Dezzi e Burzigotti, Burzigotti di potenza sarà lui, tiro di Burzigotti, deviato dal difensore, parata di polizia, ricomincia il Sorrento. Si sta recuperando questo minuto supplementare, attenzione, pericolo! Clamoroso, alto, alto! Il tiro di Vito solo dinanzi a Pane, clamoroso! Che spiove, il direttore della gara guarda il cronometro, sta per arrivare questa gioia, arriva! Fischio finale alla decima giornata qui a Sorrento, il Barletta vince e Piccini si tuffa a terra, tremato, emozionato, il Barletta conquista la prima vittoria stagionale qui a Sorrento, 2-1 il risultato, la gioia dei tifosi è incontenibile, è stato qualcosa di clamoroso quello a cui abbiamo assistito in queste prime giornate di campionato, veramente un'attesa infinita, finalmente è arrivata questa vittoria per la squadra biancorossa che sale a 6 punti in classifica e aggancia la formazione guidata da Bucaro.